Prendere atto, allo stato attuale, che la maggioranza non c'è, nemmeno su questo argomento. Poi lo vedremo nelle votazioni, caro consigliere Rossi. Ma per ora non lo fa. Vedremo. Allo stato attuale vedremo. Rispetto alla questione tecnica, mi fa piacere la presenza dell'assessore a bilancio Raffaele Bene, il quale insieme a me ha fatto delle battaglie affinché sulla questione del disco di bilancio nella precedente amministrazione abbiamo fatto una modifica del regolamento al bilancio, l'articolo 51 bis, dove accoglievamo sentenze della Corte dei Conti a sezioni unite sulla liquidità o per il pagamento sulle sentenze passate giudicate, e quindi non arrivare poi a tempi biblici e poter arrivare poi ai commissari ad acta e altre spese per il comune. Mi sono recato qualche giorno fa nell'ufficio legale, mi fa piacere anche la presenza dell'avvocato Iavarone, il quale mi ha asserito che l'amministrazione, cioè il comune, in particolar modo l'ufficio legale, sta provvedendo a fare dei pagamenti per quanto riguarda le sentenze passate giudicate, quindi che non devono avere più i tempi lunghi per poter ovviamente avere la mannaia del commissario ad acta. Vedete, quando invece alla responsabilità è ovvio che il debito con il bilancio è un argomento che va da sé, che deve essere programmato, e non fa sì che il comune si trova con questo debito all'improvviso che porta un danno sul bilancio del comune. Io mi auguro che nell'approvazione che voi fate di queste sentenze, che ci sia ovviamente la percorribilità delle responsabilità rispetto al danno, perché sono comunque soldi che non erano previsti nel bilancio previsionale e che tutte le amministrazioni, questo lo devo dire, che essendo un argomento molto delicato, non riescono a programmare bene sulla questione dei debiti con il bilancio. Quindi io esorto l'assessore al bilancio che continui ovviamente il lavoro che è stato tracciato precedentemente e recependo sulla questione delle sentenze passate in giudicato all'immediato pagamento e che quindi non arriviamo ad avere altre spese per il comune, e che si adoperi ovviamente i dirigenti di competenza ad perseguire chi ha responsabilità su la parola al consigliere Pugliese. Grazie Presidente. Nel condividere e portare in pieno la riflessione dei colleghi che mi hanno preceduto, anzi, al segretario di Mezzo Beppato, bene ha fatto il Presidente a ricordarci l'articolo 68,2 del testo unico degli enti locali, che cita che gli amministratori di quell'articolo 77 devono attenersi da prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardante gli interessi propri di parenti o affini fino a 4 gradi. Ebbene, anche su questa deliberazione, carente dal punto di vista sostanziale, non si riesce a comprendere chi siano i signori a cui siano destinati questi fondi. Come segue la sentenza del giudice? Perché vede Presidente, al protocollo 3 del 2012, io mi chiedo chi sia il signor Lucarelli, ma è possibile fare un atto deliberativo Lucarelli senza il nome a fianco, o con il nome in un altro? Scusate, io come faccio da amministratore